Benissimo, siamo a Taormina Gourmet con il maestro D'Agostino della Capinera. Ci dica qualche cosa sull'approccio dei ragazzi alla cucina, che oggi viene preso alla leggera senza il necessario supporto morale, etico. Ma diciamo che noi lavoriamo molto con i ragazzi degli studi alberghieri siciliani e non siciliani. Devo dire, ci sono coloro che amano studiare, amano seguire un percorso, sposano la filosofia dello chef, perché oggi quello che devono capire questi ragazzi, dobbiamo partire noi dalla base e dargli le conoscenze non solo professionali ma anche morali e tutte le altre conoscenze per fargli capire una cosa importante, che è un lavoro che è il lavoro più bello del mondo, devono sposarlo e devono amarlo con il cuore. Questa è una cosa molto importante per noi. E in tutto ciò l'etica, come il discorso del cibo, del rispetto del cibo? Una cosa molto importante è il rispetto del cibo. Io quando vedo alcuni ragazzi che pelano una cipolla e metà la buttano nella spazzatura piuttosto che una melanzana pelata con un coltello, sono degli errori per me madornali, perché oggi noi in cucina non si butta niente, assolutamente. Anche i petali delle cipolle, la buccia chiamata la buccia della cipolla, va tenuta, perché si va a brustolire, utilizzata per insaporire i brodi di carne. Quindi per esempio questo anche nell'ottica di riprendere pesci che una volta non erano ritenuti nobili, invece di essere vengono usati molto dai grandi chef come lei? Ma il pesce, diciamo, io utilizzo il pesce che il mare ci regala. Oggi utilizzare un branzino o un'orada tutti i giorni per me è facile, il 99% arrivano dagli allevamenti. Utilizzare un palamido, uno sgombro, un sugrello, utilizzare un'occhiata, cioè del pesce che è un po' povero, che è difficile da lavorare, lì sta la bravura del pesce. Faccio le cose, mangiare una tartare di tonno è facile farla, però mangiare una tartare di sugherello è spettacolare. Certo, devi stare lì mezz'ora a pulire tutte le spine, però il risultato è quello che importa. Benissimo, il maestro ci ha dato la sua chiave di lettura molto personale, perché nel show cooking che ha tenuto a Taormina è emerso che la personalità dello chef è la prima cosa che deve essere trasmessa con il piatto, che ha la sua firma. Certamente, assolutamente, perché tu quando vieni a lavorare con noi, a imparare, devi capire la filosofia dello chef, non solamente copiare la ricetta. Copiare la ricetta, memorizzarla, ma perché l'hai copiata, perché lo chef cosa ha voluto significare in quel momento. Un'ultima cosa, come fanno i grandi produttori di vino e di birre attualmente, che danno importanza ai bicchieri, lo chef D'Agostino dà importanza al piatto, perché? Ma perché? Perché anche un piatto, io li chiamo contenitore, anche il contenitore deve avere un suo perché, che un piatto classico bianco così nudo e crudo, mentre un piatto che ho servito io tutto martellato, particolarissimo, ondulato, ha un'ottica, perché il piatto deve essere buono ma anche bello. Ma si crea un legame tra la materia di cui è fatto il piatto e il cibo? Certo, intanto il piatto è molto materico, si lega la materialità del piatto ma anche il cibo. Benissimo.